Posso? Senti, sì. Sono usciti i manifesti di questi comitati, sì. Alleanza con Conte, e già con i simboli di PD, LeU, Movimento 5 Stelle e Comitati. Ecco, questo è l'articolo sul Riformista di oggi, di cui, su cui parli in di cui tutto questo. Oggi, sì. Però devo chiedere a Fratoianni inevitabilmente, ma se Conte diventasse davvero organico al Movimento 5 Stelle, potrebbe comunque essere quel nome per voi di garanzia di federatore, cioè appunto di Movimento 5 Stelle, PD e LeU o no? Conte ha svolto durante la stagione del secondo governo un ruolo di sintesi molto avanzata e a lui va ringraziamento. Io credo che lui possa ancora svolgere una funzione, vedremo anche cosa deciderà di fare. Naturalmente la sua funzione è rafforzata nella misura in cui si produce come una funzione di sintesi, ma questo vale sempre in questi casi, sì. È sempre stato così e lo sarà credo anche in futuro, naturalmente deciderà lui che cosa fare, sono certo io a doverglielo spiegare. Sì. Io credo che un'alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e sinistra nelle sue varie articolazioni, sinistra, ambientalismo, civismo, perché questo paese è un paese nel quale esistono anche molte esperienze, in particolare nei territori molto avanzati e interessanti su questo fronte di questa natura, sia una prospettiva necessaria, ma per una ragione molto semplice, ce lo dicono i numeri, appunto quelli che Alessandra Ghisleri come altri ci racconta, diciamo, con regolarità, ce lo dice però anche la necessità di costruire un'alternativa ad una destra che anche quando si divide, come in quest'ultimo passaggio parlamentare, ma come era già successo con i due governi precedenti, è sempre in grado, sempre, di costruire una proposta politica per il paese. È una proposta che io considero, diciamo, ovviamente sbagliata, che non mi appartiene e che avverso, ma ha una sua forza, una sua omogeneità. La destra in questi anni ha scavato e costruito un'alleanza fondata su un'idea di paese, valori, proposte, programmi largamente condivisi, ovviamente con delle articolazioni. Da questa parte, dalla parte nostra, sì. Questo lavoro invece è un lavoro che va ancora largamente costruito. L'alleanza allo stato attuale è ancora un'evocazione, non è ancora una realtà. Io penso che invece questa vada costruita e ci vorrà molto lavoro. Vediamo, perché questa è una fase appunto di rimescolamento delle carte, di riposizionamenti, molto liquida giustamente. Chiedo in chiusura a Deborah Bergamini una cosa. Intanto Deborah è in corso.